Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi ragazzi video che mi rende contento e orgoglioso di far parte della famiglia di Milan Inside, un video in cui vi riporto delle belle novità, nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la famiglia di Milan Inside. Ma prima di cominciare ragazzi, vi chiedo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivervi al canale, attivare la campanellina. Il link in descrizione tutti i profili social di Milan Inside e vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com. Un video dove partecipiamo tutti, un video in cui partecipa tutta la famiglia di Milan Inside. Con continui articoli, interviste, editoriali, tutto per amore, fatto per amore del nostro Milan. Allora, ragazzi, questo video abbiamo deciso di farlo per aggiornarvi sulle ultime novità di Milan Inside, novità positive. Che vedranno la nascita di una nuova rubrica chiamata On This Day, in cui praticamente ogni giorno verranno riportati dei cenni storici, chiaramente relativi al Milan, che possano essere o delle partite storiche, o dei trofei vinti, o dei compleanni di ex o attuali calciatori. Una rubrica nata perché se è vero che da un lato non bisogna vivere nel passato, dall'altra è vero che nel nostro caso il nostro di passato è così glorioso, è così importante che non si può non ricordarlo ogni giorno. Ed è per questo che abbiamo deciso di inaugurare e di creare questa nuova rubrica. Altre novità. Ragazzi, stasera ci sarà una live. Dobbiamo vedere se su YouTube o su altri profili ci sarà una live con ospite Pietro Mazzara di Milan News, un giornalista molto competente, sempre perennemente sul pezzo per quanto riguarda qualsiasi notizie relative a Milan. Sarà nostro ospite, ha gentilmente accettato la nostra proposta, è un ragazzo squisito, disponibilissimo e speriamo vi faccia piacere. Avremo settimana prossima anche ospite Antonio Vitiello, sempre di Milan News, anche lui un ragazzo dolcissimo, disponibilissimo. Il target del nostro canale, ragazzi, è la competenza, ma soprattutto l'amore per il Milan. E avremo sempre ospiti innamorati del Milan e competenti. Lo sapete, non siamo una pagina acchiappa like, non siamo una pagina che vive da parassita sfruttando altre fonti. Tutto ciò che esce dal nostro sito e dai nostri profili è roba genuina, tutta farina del nostro sacco. E dopo di Antonio Vitiello è probabile che avverrà un'altra, avremo come ospite, da vedere quando, Emiliano Nitti, però
chi lo conoscesse, l'avvocato del diavolo di Milanello, che ha accettato anche lui di collaborare per una live, per una diretta. Lo avremo ospite da decidere quando, in base anche agli impegni dell'avvocato. Una persona di un'intelligenza fuori dal comune, un uomo che mastica calcio da tantissimo tempo e di una competenza fuori dal normale. E stiamo studiando per voi ragazzi tante altre novità che vi vedranno coinvolti direttamente. Stiamo studiando anche dei sondaggi che vedranno voi protagonisti diretti. Stiamo studiando delle rubriche che partiranno a breve, dove sarete voi i protagonisti, verrete voi intervistati per raccontarci del vostro amore, di come è nato il vostro amore per il Milan. Per raccontarci un po' di voi. E quindi ecco che Milan Inside è un canale a tutto tondo. Cerchiamo ospiti importanti, rinomati, famosi, ma anche cerchiamo la vostra di collaborazione perché senza di voi ragazzi noi possiamo poco, possiamo metterci tutta la competenza, tutto l'amore e tutta la passione, però abbiamo bisogno del vostro sostegno per continuare a darvi sempre il meglio e questo non ci rende altro che fieri, contenti di avervi come partecipanti del nostro gruppo della nostra famiglia chiamata Milan Insight. Ringrazio chiunque parteciperà, lo ringrazio già in anticipo e vi aspetto numerosi perché ne vedremo delle belle. Vi chiedo di rimanere sempre collegati su Milan Insight perché le novità sono dietro l'angolo e vi saluto ragazzi, sempre Forza Milan.